Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Continuiamo a parlare di Adobe Premiere Pro, anzi torniamo forse meglio ancora a parlare di Premiere Pro, parlando però di audio. È un argomento molto affascinante che abbiamo affrontato forse troppo poco e noto guardando molti video in giro e anche in realtà importanti come potrebbero essere i giornali online, che l'audio è sempre un po' il figlio minore, no? È sempre un po' quell'aspetto del videomaking che viene sempre troppo spesso purtroppo tralasciato, e invece l'audio è una cosa molto importante. Un errore che molti videomaker commettono spessissimo è quello di girare una clip con l'audio stereo e due canali audio separati, uno contenente l'audio del microfono e uno contenente l'audio ambientale. Ascoltate e vedrete che capirete subito dove voglio andare a parare. Vado in play. Parlare di una cosa parleremo lunedì, perché merita. Ok, come state notando, l'audio è stereo, abbiamo due canali, uno sinistro e uno destro. Il problema è che abbiamo contemporaneamente sia l'audio del microfono che l'audio ambiente. Molti videomaker purtroppo quando lavorano e vanno poi a montare hanno la brutta abitudine di mantenere questi due audio insieme, e questo purtroppo lo vedo accadere molto tra i video reporter, i giornalisti che magari poco pratici di montaggio, poco tecnici, anche se bravi giornalisti, quando vanno a fare le riprese giustamente utilizzano sia il microfono che il microfono, diciamo, dal collarino per intenderci, che l'audio ambiente, poi quando vanno a montare la clip dimenticano completamente di lavorare l'audio, e questo fa sì che si senta nei servizi, in molti siti online purtroppo, questo effetto straniante che abbiamo appena notato. Che cosa sta succedendo? Succede che sostanzialmente la traccia audio è una traccia stereo. La traccia stereo, come abbiamo visto nel corso base di Premiere Pro, al suo interno ha due canali, canale sinistro e canale destro. Quando si registra con un microfono e un microfono ambientale, normalmente un canale prende un flusso audio, quello per esempio del collarino, e un altro canale prende il flusso invece del microfono ambientale. Tutti e due i canali sono uniti insieme dentro ad un'unica traccia stereo, e questa traccia stereo è questa qui sostanzialmente, ok? È il nostro audio. Come fare per andare a correggere questo problema e quindi avere, sì, ok, l'audio di backup, perché l'audio ambiente viene usato come audio di backup, ma in questo caso abbiamo un audio microfonico buono, quindi come facciamo a sfruttare l'audio microfonico nascondendo l'audio ambiente? Ci sono varie tecniche per poter correggere questo problema. La prima, e forse quella più semplice, è andare a prendere il file audio, quindi rivela nel progetto, eccolo qui, sto facendo questa cosa con un file audio, ma se noi stessimo lavorando con un file audio e video contemporaneamente non cambierebbe assolutamente niente. Facciamo clic con il tasto destro del mouse, andiamo in modifica e audio channels, canali audio. Questo pannello ci permette di gestire i canali audio, o meglio di mappare i canali audio all'interno di Premiere. Mi spiego meglio. Quando voi importate una clip, ovviamente la clip, come abbiamo detto, avrà due canali, uno a sinistra e uno a destra, se chiaramente la clip è stereo. Una volta importata la clip, noi possiamo modificare questo comportamento, no? E decidere quale canale vogliamo tenere, quale canale vogliamo buttare e come vogliamo gestire il suono della singola clip. Oh, attenzione, noi stiamo lavorando non nelle proprietà di Premiere, ma solo della singola clip che abbiamo importato, ok? Questo è molto importante. Nello specifico abbiamo due flussi audio, uno a sinistra e uno a destra. La clip originale, Media Source Channel, appunto, eccola qui, ha due canali, sinistra e destra. La clip importata dentro Premiere, anche lei ha due canali, una a sinistra e una a destra. È una sorta di matrice. Se il nostro canale microfonico, quindi è buono, si trova sul canale di destra, basta fare così. Ovvero, stiamo dicendo a Premiere, vogliamo che la clip appena importata abbia sì due canali, uno a sinistra e uno a destra, ma vogliamo che il canale di sinistra abbia l'audio di destra del nostro file sorgente e il canale di destra della nostra clip importata dentro a Premiere abbia anche lei il canale di destra preso dalla sorgente
originale. In altre parole, stiamo forzando un po' la mano, no? Stiamo creando un file stereo ma composto da due canali, entrambi però vanno a tingere al canale destro del file originale. È un po' contorto, però se capite un attimino quello che sto dicendo, vedrete che poi è una questione un attimino di pratica, no? È una matrice sostanzialmente. Clicco su OK e vedrete che adesso il file che io ho appena importato avrà sempre due canali, ma entrambi i canali avranno il canale di destra del file originale. Andiamo in play. Ecco qua, l'audio ambiente è sparito. Attenzione, quello che abbiamo fatto non è distruttivo, eh. Io in qualsiasi momento posso recuperare la clip originale, modify, audio channels, e posso per esempio andare ad utilizzare solo il canale di sinistra della nostra clip originale. Clicco su OK, vedete che la forma d'onda è cambiata, mando in play e parliamo di face. E notate che adesso avremo l'audio ambiente. Questa è una possibilità, ecco, riportiamo le cose al loro ordine originale, eccolo qui. Dicevo, questa è una possibilità molto comoda perché se avete un progetto molto grande con tante timeline che hanno questo file, o avete un'unica timeline ma con questo file già tagliato e utilizzato decine e decine di volte, con un clic risolvete il problema. Molto spesso però, se si deve per esempio montare un'intervista, si ha già in timeline un unico file, come in questo caso. E allora potremmo fare quello che abbiamo appena fatto in maniera molto più semplice utilizzando gli effetti. Cercate tra gli effetti audio, la voce riempi a destra e riempi a sinistra. Andiamo in Audio Effects, Speciali, e qui dovreste trovare l'effetto riempi a sinistra con destra o riempi a destra con sinistra. Cercate tra gli effetti la voce riempi, se avete Premiere in italiano, e vedrete che troverete questi due effetti. Che cosa fanno questi due effetti? Il primo riempie il canale di sinistra sfruttando il canale di destra del file sorgente. Applico l'effetto. E vedete che il nostro file originale non è cambiato, però se adesso mando in play, Merita l'inizio, sì. noterete come sto utilizzando soltanto il canale di destra. Al contrario, se io andassi a riempire il canale di destra con il canale di sinistra, quindi il senso inverso, avremo soltanto l'audio ambiente preso dal canale di sinistra del file sorgente. In altre parole, stiamo decidendo quale canale utilizzare nel nostro montaggio audio. Se avete domande, commentate questo video, non so se sono stato sufficientemente chiaro. Se non sapete utilizzare Premiere, ricordo che per gli abbonati c'è il corso completo dedicato a Premiere Pro e nelle prossime settimane pubblicherò sempre per gli abbonati il corso completo dedicato ad Audition. Il corso completo di After Effects invece è sempre lì, sempre per gli abbonati, già disponibile. Se avete voglia, registratevi a questo canale YouTube, commentate, abbonatevi e condividete questi video con i vostri amici. Grazie, al prossimo video tutorial. Ciao!